pupallone, no, è un'altra cosa. Comincia Alba Roma, Locomotive Roma. Domani la rimessa per la Locomotive, pallone che sfila, attenzione al possibile contropiede nero. Cambio di fronte, corre Apuzzo, la porta col mancino, Apuzzo col mancino, pallone che si infila sotto al 7, sorpasso Locomotive Roma, gol di Apuzzo, strepitoso, cala profondità, in anticipo il difensore della Locomotive. Gioca in spazi stretti, chiudono un buon 1-2. Adesso il cambio di gioco a ricercare la velocità di Apuzzo, che entra in area di rigore col mancino, cerca il secondo palo, parata, poi la conclusione scordinata dall'altra parte, chance del raddoppio con Apuzzo. Ci pensa un po' il numero 10, sovrapposizione di Foscarini, servito ora il numero 6. Detta il passaggio Foscarini, ci pensa un po', torna dietro da Puzzo, c'entra lui col mancino, vediamo se calcia da lontanissimo, va ad impegnare Spaziani che la blocca in due tempi, parte col destro a rientrare, smanaccia e poi allontana la difesa della Locomotive, se la ritrova Beko che cerca di rimetterla dentro, ad allontanare Antolini, poi suggerimento profondo alla ricerca di Apuzzo che può andare in uno contro uno, sterzata del numero 10, sta correndo qualche compagno, ha provato la conclusione col destro, riesce a parare Spaziani, arriva infatti il fischio del direttore di gara, Minini dunque a lanciare profondo, tocca di testa Foscarini, pallone che carambola sul corpo di Gatta, favorisce l'azione dell'Alba Roma col mancino, la va a mettere sul secondo palo, praticamente a specchio del gol di Apuzzo, 1-1, riequilibra il punteggio l'Alba Roma, parte col destro, aveva intuito, l'ha messa dentro Mininni, e allora 2-1 Alba Roma. In anticipo Macera, attento il portiere, Berardino perde un po' il pallone, quindi Pantalone recupera, Lazzaro tagliare in mezzo al campo, suggerimento per Tarquini, vediamo se conclude, provato Tarquini, troppo esterno, 3-4 uomini in barriera. Parte col mancino Apuzzo, sopra la barriera, un miracolo tra i pali, un miracolo, pallone ancora buono, tocco dietro, poi non si coordina bene Gatta. Parte Lazzaro col destro, pallone dentro, una deviazione di testa, pallone che si insacca in rete. 3-1 Alba Roma. Punti passi il direttore di gara, siamo lontanissimi dalla porta di Spaziani. Il pallone dovrebbe esserci Apuzzo, vicino Gatta. Morbido col mancino a cercare Reale, che ha cercato di girarsi. Due sul pallone per la Locomotive. Parte a Puzzo, palla che si infila sul secondo palo, non si muove neanche Spaziani. Accorcia la Locomotive col calcio di punizione di Apuzzo. Mancini e Mininni con calma sul pallone, cercare di far scorrere secondi preziosi. E
lancio di Mininni sulla destra, ma non c'è più tempo. Vince l'Alba Roma 3-2 sulla Lokomotiv.